Bentrovati ad una nuova puntata. Apriamo parlando di mobilità sostenibile, tema al centro dell'incontro che ha visto un parterre di ospiti molto qualificati promosso dall'Osservatorio Economico Acacia Group in avvicinamento all'Economic Challenge 2023. Per noi Rossana Furfaro. Si parla sempre più spesso di mobilità sostenibile, ovvero una mobilità che sia vantaggiosa per l'ambiente e le persone, quindi di un sistema ideale dei trasporti che permetta di ridurre l'impatto ambientale e insieme renda gli spostamenti più efficienti e veloci. Un tema questo che è stato approfondito nel corso dell'incontro dal titolo Mobilità sostenibile e potenzialità dell'ecosistema e delle filiere, organizzato da Acacia Group e ospitato nella sede aziendale di Emotion SRL a Ellera di Corciano. L'evento, cui hanno partecipato circa 50 imprenditori del territorio, rappresenta una delle tappe che l'Osservatorio Economico Perugino Acacia Group ha preparato in vista dell'Economic Challenge 2023, l'evento umbro di rilevanza nazionale durante il quale i mondi dell'impresa, della finanza e della politica si incontrano e confrontano sui temi economici e imprenditoriali di stretta attualità. L'Umbria deve uscire dall'isolamento, per questo è fondamentale, importante che vengano sviluppate quelle infrastrutture capaci di alimentare questa rivoluzione green. Reti elettriche potenti per le centraline di ricarica elettrica, per poter dare la possibilità di sviluppare anche qui una mobilità elettrica, ma anche Hydrogen Valley, cioè quelle centrali capaci di produrre idrogeno a basso costo con energie rinnovabili, e soprattutto anche le biomasse. Questo si può fare grazie alle tecnologie che abbiamo sviluppato anche all'Ateneo di Perugia e grazie ai gruppi di ricerca che ormai da 20 anni stanno lavorando a queste tecnologie. La prima città umbra che procede verso una mobilità alternativa e sostenibile sembra essere il capoluogo di regione, Perugia. Dal progetto del nuovo bus Rapid Transit, che di fatto sarà una mobilità elettrica su gomma, che funzionerà come una nuova metropolitana di superficie, che collegherà di fatto tutta l'area sud della città, andando a sviluppare anche le potenzialità che sono ancora forse un po' nascoste nel mini metro in questo momento, fino agli investimenti sulla mobilità elettrica, fino al grandissimo impegno sulle piste ciclopedonali. La città del futuro dovrà essere appunto non solo collegata su gomma come siamo abituati a conoscerla, ma sempre di più una mobilità di quartiere, tra quartieri. E le aziende stanno già facendo e faranno la loro parte. Nel 2014 abbiamo deciso di entrare nel mondo della mobilità sostenibile attraverso la produzione di colonnine di ricarica di auto elettriche. È stato duro all'inizio perché ovviamente ancora eravamo agli albori di questo settore. Con dei finanziamenti siamo riusciti a portare a termine la nostra idea e di conseguenza oggi possiamo competere con grandi gruppi come Enel, Eni, eccetera. Stanno cambiando completamente i concetti di mobilità e richiedono sempre di più un collegamento tra il veicolo e l'infrastruttura. E quindi diventa fondamentale avere all'interno delle vetture un sistema integrato che possa permettere un'interfaccia sempre aggiornata tra quelli che è il viaggio della vettura e i sistemi di ricarica, soprattutto anche quelli liberi per evitare ingorghi e quant'altro. Il futuro di Monteluce e i progetti per far rinascere quest'area storica della città sono stati al centro di Monteluce and Friends, quarta tappa delle feste di quartiere perugine. Importante confronto tra gli amministratori e i cittadini durante l'evento, molto animato e partecipato. Monteluce and Friends ha riacceso il quartiere e la speranza dei suoi abitanti di una rinascita tanto attesa, per molti anni incerta e oggi più vicina, guardando a quello che questa storica area della città è stata, ma soprattutto ai progetti avviati per la sua riqualificazione. Così, la quarta tappa del cartellone comunale delle feste di quartiere di Perugia, animata da tanti giovani, associazioni e attività commerciali della zona,
ha ospitato un importante incontro sul futuro di Monteluce, in cui Comune di Perugia, Regione Umbria e Università degli Studi di Perugia hanno incontrato i cittadini e con loro discusso a viso aperto del futuro del quartiere. C'è un'importante aspettativa e attesa da parte dei cittadini, che io comprendo bene, ecco, vivano anche una condizione di particolare sconforto e stanchezza. Però quello che abbiamo oggi invitato a fare è guardare con una rinnovata fiducia per le novità che abbiamo acquisito in questi mesi di lavoro e che vedono una nuova possibilità di capacità di investimenti in quest'area con un nuovo gestore, con nuovi interessi anche da parte di attori pubblici e privati, e quindi certamente con una concreta possibilità nei prossimi 2 anni di ritrasformare quest'area. Oggi abbiamo una nuova organizzazione, un nuovo fondo che gestisce questo comparto. Già abbiamo visto che sono stati fatti interventi di messa in sicurezza, questo era molto importante, e poi si sono aperte delle manifestazioni di interesse per l'acquisto e la realizzazione di opere all'interno del comparto. Credo che dopo tanto lavoro che è stato fatto, io ricordo che fin dall'inizio mi sono preoccupata di mettere in sicurezza questo luogo e di non farne un luogo invece di abbandono e degrado, cominciamo a vedere le prime cose importanti. Noi come regione stiamo facendo di tutto per realizzare qui la Casa della Salute, e quindi siamo tutti proiettati, e credo che ci vuole veramente un'azione di squadra importante per far rivivere un luogo che è emblematico per la città di Perugia. Tra gli attori importanti di Monteluce c'è anche l'Università degli Studi, che dopo il trasferimento del polo ospedaliero ha occupato gli spazi di sua competenza con attività di ricerca ed è presente con 2 dipartimenti che contano numeri significativi in termini di studenti, giovani che hanno bisogno che il quartiere torni a essere attrattivo. Accentrato nel segno dunque Monteluce and Friends, riportato le persone in piazza, favorito il confronto necessario con le istituzioni e l'incontro tra le persone, che è uno degli elementi centrali, quest'ultimo, per il benessere della persona. L'obiettivo proprio di Perugia and Friends, dall'idea nata oramai 3 anni fa, era proprio quello di andare in quei quartieri dove era necessario che il comune espletasse proprio il suo ruolo, ovvero quello in primis di far sì che le persone si tornassero a incontrare. Monteluce purtroppo ha avuto un disagio enorme, sono state fatte delle scelte, ormai lo dico in maniera anche molto chiara, cioè sbagliate da precedenti amministrazioni. E adesso siamo qui per far sì che tutte le persone possano partecipare, possano dire la loro, e è necessario proprio rivivere questi luoghi. Se c'è uno scopo di Perugia and Friends, sicuramente su Monteluce il valore è doppio. È il momento che le amministrazioni prendano la palla in mano e decidano di continuare questi momenti, ma ovviamente non con le estemporaneità dei nostri, ma con l'organizzazione di spazi aggregativi che siano, voglio dire, fruibili per tutto l'anno. Lo studio legale Marchionni Romagnoli è stato per il 2° anno premiato come studio legale dell'anno dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore e ha anche ricevuto il prestigioso riconoscimento delle Fonti Awards, risultati festeggiati con amici e clienti durante una serata esclusiva. Già premiato nel 2022 come studio legale dell'anno dal quotidiano economico finanziario italiano Il Sole 24 Ore, lo studio legale Marchionni Romagnoli quest'anno ha nuovamente ottenuto questo premio, oltre che un nuovo prestigioso riconoscimento, quello delle Fonti Awards, assegnato a persone e realtà aziendali che si sono distinte per la capacità di innovazione e leadership. Successi celebrati insieme ad amici e clienti durante un evento mondano. Una serata di festa con amici, clienti, perché volevamo condividere questi risultati. L'anno scorso, inaspettatamente, abbiamo ottenuto questo riconoscimento di studio legale dell'anno del Sole 24 Ore e abbiamo voluto festeggiare. Quest'anno la conferma, anzi con maggiori categorie come indicazione dei nostri assistiti,
ci ha dato proprio lo spunto per rivederci, per stare insieme, per ringraziare tutti coloro che ci danno fiducia quotidianamente e che si rivolgono al nostro studio. Chiaramente quest'anno c'è una soddisfazione maggiore perché oltre al riconoscimento di studio legale dell'anno del Sole 24 Ore è venuto anche un altro riconoscimento che è quello delle Fonti Awards. Risultati frutto di un lavoro di gruppo e di squadra. Nato nel 1997, lo studio legale Marchioni Romagnoli, vero e proprio boutique studio, vede al suo interno 5 professionisti, ognuno specializzato in un diverso ambito di interesse: Paola Marchioni, Massimiliano Romagnoli, Ezio Nori, Amabile Muzzi e Carolina Brunelli, coadiuvati nella loro attività dal network professionale formato da personale di segreterie e praticanti. Credo che uno degli elementi di forza del nostro studio, dei colleghi che ogni giorno insieme a me, a Paola, ad Ezio, a Carolina, ad Amabile affrontano i problemi che i clienti ci sottopongono, è proprio quello di saper dare risposte alle difficoltà impreviste. E a questo si unisce forse una scelta vincente che dovrebbe a mio avviso essere seguita da molti, che è quello di organizzare una boutique studio. Quindi una iperspecializzazione, un expertise che ognuno di noi ha ottenuto proprio per trattare singole questioni di diritto non generiche. Ospite d'eccezione della serata è il professor Roberto Baldassari, docente di strategie delle ricerche di opinione e di mercato all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, oltre che presidente e amministratore delegato di GPF Inspiring Research. Che è voluto proprio venire a spiegare come dalla piccola provincia si possa arrivare a livello nazionale. E questo per noi è stato davvero emozionante, perché avere un personaggio di tal fatta che viene a parlare anche di noi e di come si sia riusciti in questa impresa è davvero qualcosa che ci onora e ci lusinga. Ha finalmente preso il via a Villa Umbra, sede della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, il laboratorio che vede al tavolo geometri, professioni tecniche e amministratori pubblici per un'interpretazione univoca delle norme contenute nel testo unico del governo del territorio. Per noi Nicola Torrini. Geometri, professioni tecniche, esperti e dirigenti della Regione Umbria, tecnici dei vari comuni umbri, tutti intorno allo stesso tavolo per stabilire una volta per tutte un'interpretazione univoca delle norme contenute nel testo unico governo del territorio. D'altronde, questa legge regionale che disciplina tutti gli interventi di tutela, valorizzazione e uso del territorio umbro è da allora oggetto di una miriade di interpretazioni diverse, con casi paradossali per cui non solo tra un comune e l'altro, ma addirittura all'interno di uno stesso ente, si possono ricevere interpretazioni diverse della stessa identica norma. Una situazione che comporta notevoli disagi, ritardi e problemi, non solo per i tecnici che devono istruire le pratiche, ma anche per i cittadini stessi. Nei mesi scorsi, in un incontro tra la Presidente della Regione Donatella Tesei, i Collegi dei Geometri di Perugia e Terni e la Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria, era emerso proprio questo problema, ma anche la volontà condivisa di arrivare a una soluzione. E così, adesso, in collaborazione con l'Associazione dei Comuni Umbri, ha preso il via alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia il laboratorio che si occuperà proprio di questo. Tutti insieme cerchiamo di dare la giusta interpretazione ai vari articoli che compongono la legge 1/2015, il governo del territorio. Il territorio è uno, la regione Umbria è una regione non molto grande, dovremmo cercare di applicare le norme contenute in questa legge tutti nello stesso modo. Banalizzo, oggi non è neanche più importante qual è l'interpretazione migliore, oggi è importante che ci sia un'unica interpretazione su tutti i 92 comuni che compongono la nostra regione. Nel momento in cui le interpretazioni saranno più semplici o perlomeno più univoche, probabilmente riusciremo ad incidere anche sulle tempistiche delle risposte. Le pratiche interpretate male diventano ricorsi al TAR, diventano blocchi di pratiche che rimangono nei cassetti. È un momento questo invece in cui bisogna semplificare e velocizzare. Devo dire che quindi questa iniziativa qui alla Scuola Umbria, Umbra di Pubblica Amministrazione, serve in effetti a dare queste risposte. Abbiamo deciso di
confrontarci direttamente con gli uffici dei comuni e con la rete delle professioni. Tornare un pochino all'antico, come faceva una volta il Comune di Perugia, il segretario del Comune di Perugia, Pianesi, radunava tutti i tecnici di tutti i comuni, faceva una lettura congiunta della norma e tutti si muovevano all'unisono. Questo è un tentativo, diciamo, moderno di fare la stessa cosa. La funzione della scuola non è solo quella di formare, ma è anche quella di facilitare incontri che tecnicamente possano produrre risultati di vicinanza e, perché no, di miglioramento regolamentare, se non addirittura legislativo su base regionale. Il laboratorio della Scuola Umbria di Amministrazione Pubblica prevede a oggi 6 incontri periodici, al termine dei quali verrà redatto un documento contenente le interpretazioni definitive valide per tutti i comuni umbri delle norme oggetto di discussione. È tornata anche quest'anno Un Abbraccio ai Sibillini, la pedalata di solidarietà per dimostrare vicinanza alle popolazioni della zona colpita dal sisma del 2016, organizzata dall'SD Francesco nei Sentieri. Le immagini nel servizio di Rossana Furfar. Portano ancora le ferite del sisma del 2016 Norcia e Castelluccio, due perle della Valnerina purtroppo ancora da ricostruire. Per non dimenticare e tenere accesi i riflettori su questa realtà, da 7 anni l'Associazione Francesco nei Sentieri organizza Un Abbraccio ai Sibillini, ciclo storica di solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto. Il motivo per cui continuiamo nell'organizzazione di questa scalata da Castelluccio di Norcia, alla Piazza San Benedetto, fino al Pian Grande a Castelluccio, è per mantenere l'attenzione su Castelluccio di Norcia, che mi rendo conto che non sia una cosa semplice, ma va ricostituito, perché è, diciamo, ha avuto una storia, ha avuto una tradizione. Gli abitanti purtroppo non ci sono più, molti di loro non sono potuti rientrare, se ne sta andando via una generazione e vengono persi tanti valori. Manteniamo l'attenzione e non molliamo la presa, bisognerebbe sempre più organizzare cose interessando Castelluccio. I ciclisti in abiti d'epoca, oltre che dall'Umbria, sono giunti da diverse parti d'Italia. Questa gente merita veramente una solidarietà estrema, perché questo ci riguarda a tutti. Avendo tante volte fotografato questo paesaggio, me lo ricordo, ma me lo ricordo in macchina. Adesso lo devo fare in bici, lo farò in bicicletta, come fosse qualcosa di naturale, perché questa è la natura che noi altri dobbiamo andare a riscoprire. Per la rubrica Focus Aziende parliamo ora dei Garden Pollice Verde della Molini Popolari Riuniti, dove professionisti e amanti delle piante possono usufruire della consulenza di un agronomo. Un agronomo in ogni punto vendita, sempre disponibile per dispensare consigli o fornire assistenza ai clienti, che siano essi agricoltori di professione o semplici hobbisti. È l'iniziativa introdotta dalla Molini Popolari Riuniti nei suoi agri-garden Pollice Verde, sparsi nella provincia di Perugia. Con questo importante investimento, la storica società cooperativa Umbra, con sede centrale a Umbertide, si pone l'obiettivo di garantire a tutti gli amanti del verde un servizio di assistenza e formazione il più completo possibile. Nei nostri punti vendita potete trovare un personale professionale e degli agronomi specializzati, dove vi aiuteranno nella scelta dei prodotti, ma soprattutto sulle malattie delle piante, su tutto quello che riguarda le nuove tipologie di prodotti biologici che andiamo a inserire sia in agricoltura, ma sui nostri orti e sui nostri giardini. Nei 9 agri-garden Pollice Verde della Molini Popolari, a Umbertide, Cannara, Colombella di Perugia, Gubbio, Castiglione del Lago, San Giustino Umbro, Magione e nel comune di Corciano, a Ellere Mantignana, i servizi offerti però non si limitano a questo. Andiamo a aiutare i nostri clienti creando dei tutorial sui nostri social, creando dei corsi inerenti ai vari prodotti che facciamo, sull'orto,
sull'apicoltura che abbiamo già fatto e ne andremo a fare tanti altri a secondo di quello che il cliente ci richiede. Altra iniziativa su cui la Molini Popolari Riuniti punta molto è relativa alle attività formative con le scuole primarie e alla realizzazione di orti didattici. Nelle scuole andiamo a creare dei corsi per aiutare sia gli insegnanti a poi spiegare ai ragazzi come piantare, come coltivare le varie piantine, ma andiamo anche di persona con i nostri agronomi a imparare ai ragazzi come si piantano e come si curano le piantine. Oltre a tutte queste innovative attività sociali, gli Agrigarden della Molini Popolari Riuniti svolgono ovviamente anche la classica attività di punto vendita con una sterminata gamma di prodotti. Il nostro fiore all'occhiello è l'orto, tutto quello che riguarda l'orticoltura e il giardino. Nell'ambito dell'orticoltura abbiamo dei partner importanti con delle grandi aziende e tanti nostri clienti vengono da noi proprio per trovare la pianta particolare o il fiore particolare per abbellire il suo giardino, il suo balcone o per creare quel giardino diverso da tutti gli altri. Un altro grande fiore all'occhiello dei nostri garden è la mangimistica per gli animali da cortile. Noi abbiamo una vasta gamma di mangimi no OGM per la crescita dei nostri animali da cortile. Ha festeggiato 10 anni di attività il birrificio Birra Flea con una festa esclusiva nella sede di Gualdo Tadino tra ospiti d'eccezione e tante attività. Protagonista della festa, l'ultima nata, la birra Yolanda, ma sentiamo Rossana Furfa. Musica, birra e ospiti d'eccezione. Gli ingredienti per una festa memorabile c'erano tutti al birrificio Birra Flea di Gualdo Tadino, che ha compiuto 10 anni di attività e li ha voluti celebrare con la giusta enfasi. Un successo oltre le aspettative, come d'altronde si può dire per la storia imprenditoriale di Birra Flea, con più di 1200 persone che hanno partecipato ai tour guidati in azienda, numero che sale se si contano anche coloro che hanno degustato le birre e lo street food nell'area picnic e preso parte al DJ set con l'attore Marco Bocci e Andro, tastierista dei Negro Amaro, e ai live del gruppo musicale Fuperi e della country band Joe Boys. Tra i presenti anche l'attrice Laura Chiatti, compagna di Bocci, e l'ex calciatore Marco Materazzi, ma la vera star è stata Yolanda, creatura del mastro birraio realizzata proprio per celebrare il decennale del birrificio. Volevamo qualcosa che fosse rappresentativa dell'importanza dell'evento, quindi una birra tecnicamente più difficile, dove c'è un'estrazione a freddo del colore, viene fatto con un cold mash e quindi per non avere tanto gusto di caffè o liquirizia, quindi è una birra che comunque disattende le attese. Vedendo una birra nera ti aspetti questi sentori che invece non ci sono, c'è più somiglianza con un'APA, quindi con una birra profumata, e l'amaro della IPA. La bevanda è dedicata alla nobildonna Yolanda di Brienne, regina di Gerusalemme, seconda sposa di Federico II, e rimarrà nel catalogo a completare la gamma di birre artigianali prodotte a Gualdo Tadino, che utilizzano malti derivati da orzi coltivati unicamente dall'azienda agricola della famiglia Minelli, tenuta Flea. Quest'ultima è parte dell'Universo Flea, un progetto di Matteo Minelli che fin dalla nascita del birrificio nel 2013 aveva ben chiaro quella che doveva essere la caratteristica più importante: creare una filiera corta agroalimentare e un birrificio green. Economia circolare a tutti gli effetti, perché a 6 km dal sito produttivo, da dove siamo oggi, abbiamo un'azienda agricola di 1200 ettari con 200 capi di bestiame che stanno al pascolo. Sostanzialmente noi produciamo il 90% dell'orzo distico con cui facciamo le nostre birre, lo facciamo maltare per conto nostro, lo lavoriamo, lo trasformiamo in birra e quel materiale di scarto, oltre ad alimentare una piccola centralina a biogas, lo riportiamo all'interno dell'azienda agricola come cibo integrativo per i nostri animali, quindi non si spreca nulla.
Siamo partiti il primo anno nel 2013 con 500 ettolitri prodotti, oggi l'anno scorso se guardiamo la nostra produzione si è attestata intorno ai 28.000 ettolitri, per noi è motivo di orgoglio perché credo che siamo il primo microbirrificio agricolo artigianale italiano. Un vanto e una ricchezza per il territorio dunque, perché queste birre vengono esportate in 12 paesi esteri e portano in giro per il mondo quindi il nome di Gualdo Tadino e dell'Umbria. Il mio rammarico è che la mia vita finirà prima di questo stabilimento e quindi se lo teniamo bene e cerchiamo di farlo crescere è per il bene del territorio, di Gualdo e dell'Umbria. E quindi i stimoli sono tanti, i progetti ambiziosi sì, altrettanti, oggi abbiamo delle novità che però le sveleremo più avanti. Saranno Francesco De Gregori e Antonello Venditti le stelle della 21esima edizione di Musica per i Borghi, il festival in scena dal 20 al 29 luglio a Marsciano che ritrova la sua formula itinerante. Sono Antonello Venditti e Francesco De Gregori, grandi nomi del cantautorato italiano, conosciuti e amati da generazioni di fan, le cui canzoni hanno fatto la storia della canzone italiana, le star dell'edizione 2023 di Musica per i Borghi e si esibiranno allo Stadio Comunale Ceccarini di Marsciano il 29 luglio per una tappa del loro tour estivo. C'è una grande attesa, sarà sold out sicuramente, 4.000 posti tutti venduti, quindi sarà una serata alla grande. Il concerto di Venditti e De Gregori è dedicato a un artista derutese, scomparso 2 anni fa. È nato a Teramo, però ha operato per 50 anni nel territorio derutese e si chiama Antonio Folichetti. Musica per i Borghi, per questa 21esima edizione, in scena dal 20 al 29 luglio, ritrova la sua formula originale di festival itinerante tra le frazioni. Quest'anno ritorniamo alle origini, come diceva il nostro direttore artistico, tenendo dei concerti nei borghi del nostro territorio e quindi è un ritorno a quello che erano un po' le origini. Si apre infatti il 20 luglio a Migliano con il concerto del trio musicale Fuperi, poi venerdì 21 luglio sarà la volta di una maratona musicale a Spina con Nate Kantner 2, i Musica Muta e Beat Live Music. Doppio appuntamento invece sabato 22 luglio a Marsciano, la serata si aprirà alle 21 con la rassegna bandistica e poi il concerto delle custodie cautelari. Parteciperanno al concerto anche Matt Becker, che è stato un chitarrista di Elton John, Joe Cocker ha suonato, e poi c'è Sarah Jane Morris, una voce molto calda inglese. Con il forzato ridimensionamento legato alle esigenze Covid avevamo un po' avuto la necessità di concentrarci solo ed esclusivamente nel capoluogo, finalmente quest'anno possiamo riprendere come da tradizione nei nostri borghi, quindi vi aspettiamo, la qualità musicale è sempre eccellente, lo dico con orgoglio e senza tema di smentita, sicuramente ci saranno anche tanti appuntamenti musicali per conoscere da vicino le tante bellezze del nostro territorio e delle nostre zone rurali. Si chiude domenica 23 luglio a Villanova di Marsciano con Antonio Ballarano Live Band. Musica per i Borghi è organizzato con il sostegno della Fondazione Perugia. Ha fatto tappa anche a Marsciano il Festival del Sol Sagrantino and Oil Land che promuove la scoperta dei territori dell'Unione dei Comuni delle Terre dell'Olio e del Sagrantino attraverso attività di turismo lento ed esperienziale, una proposta molto apprezzata dai partecipanti come ci racconta Rossana Furfaro. Tappa a Montefalco per il Festival del Sol, il primo evento diffuso del cammino in Umbria, che da marzo sta accompagnando turisti e cittadini alla scoperta lenta delle bellezze naturali e delle attrazioni culturali dei paesi che compongono l'Unione dei Comuni delle Terre dell'Olio e del Sagrantino.
Dalla piazza centrale di questo borgo arroccato, riconosciuto tra i più belli d'Italia, si sono così sviluppate varie iniziative organizzate da Natural Slow Life dedicate a bambini e adulti. Oggi è la giornata dedicata ai più piccoli, proprio per far scoprire loro le bellezze di questo territorio attraverso dei racconti un po' fantastici, passando per le leggende che contraddistinguono la nostra terra, con Federico II che è stato nella nostra città, ha cambiato il nome da Coccorone a Montefalco, quindi anche qui desteremo tantissima curiosità nei più piccoli, e poi ci sarà appunto la camminata dedicata ai più grandi, alla scoperta di un territorio pieno di bellezze, perché in questo momento la natura è nella piena esplosione dei suoi colori e quindi i vigneti sono verdissimi, gli oliveti sono in fiore e quindi sicuramente è un paesaggio da scoprire, da vedere. Una bella occasione, insomma, per chi ha potuto partecipare a questa camminata sulle tracce di San Francesco, su un percorso ad anello dentro e fuori le mura del borgo, che ha permesso di scoprire punti particolarmente suggestivi e carichi di storia. La leggenda narra che San Francesco venne a Montefalco per lavarsi gli occhi, aveva una malattia, appunto in una fontana, e quindi la leggenda narra questo. Passeremo alla fontana e appunto nella collina e negli uliveti, ma soprattutto nei vigneti, per cui Montefalco appunto è famosa. Particolarmente formativa poi l'esperienza dedicata ai bambini. Grazie al Kids Urban Trek intitolato Sulle tracce di Federico II, i giovanissimi partecipanti, guidati dalla bravissima e simpatica Monia Pelafiocche, hanno avuto l'opportunità di imparare tantissime cose divertendosi. Armati di mappa, come in una vera e propria caccia al tesoro, hanno scoperto la storia di Montefalco e di Federico II, hanno colto dettagli e particolari artistici, visitato luoghi poco conosciuti, disegnato, ammirato paesaggi, assaggiato prodotti tipici e fatto conoscenza con gli anziani del borgo. Hanno infine riso a crepapelle grazie allo spettacolo in piazza dell'artista di strada Dois Berto. Un evento appunto aperto a tutti, è stato voluto proprio come un evento aperto a tutti, e proprio per questo quindi le attività che si fanno sono molteplici, appunto dal disegnare all'osservare, al camminare, all'immergersi nella natura, soprattutto poi in questo periodo dove la natura regala tantissimi panorami e tantissimi anche profumi proprio di questo periodo. Sono attività di vario tipo e di vario genere che coinvolgono il corpo e la mente. E con questo è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube e vi invito a seguire le attività della nostra agenzia sui social Facebook, Twitter e Instagram e a visitare il sito www.avinews.it. Da Carla Dame e dalla redazione un buon proseguimento di programmazione.